Di base era una struttura abbastanza complicata perché raccontare in un film la normalità delle persone non è facilissimo, secondo me. Però volevo raccontarla in un modo alternativo, cioè ci sono tante musiche, ci sono tante musiche elettroniche, è un lavoro che è stato fatto in maniera molto attenta con il musicista Emanuele Frusi, che è stato bravissimo. Secondo me le musiche di questo film sono veramente strepitose, gli danno un lavoro aggiunto e sono state costruite proprio piano piano, già in fase di pensiero, già in fase di quando ancora immaginavo il film, prima di cominciare a girarlo, sono state costruite piano piano, poi sono state migliorate, sono state messe, perché proprio volevo cercare di raccontare una normalità anche piuttosto drammatica, cercando però anche di sorridere molto spesso, no? Creando delle situazioni anche assurde, quando Guglielmo, stai rappresentando un po' l'italiano medio in generale, insomma, un attimo prima vediamo Guglielmo vittima di una truffa. Perché il suo locale, dove ci ha pagato il mutuo per una vita da ex artigiano e pensava quindi che potesse essere la sua pensione, viene affittato da uno che non gli paga, ad uno che non gli paga l'affitto, un'ingiustizia vera, reale. Vittima, si presenta come vittima assoluta, poi torna a casa ed è il primo che è pronto a prendere un trapano e buttare giù una parete per cercare di rubare il locale di quello a fianco. No? E quindi siamo un po' tutti fregati, però siamo disposti pure a fare di tutto per trovare un'alternativa, insomma. Ciao Marco, allora volevo fare una domanda prendendo spunto da un attore che è diventato regista e ha esordito e ha presentato il film anche qui l'anno scorso, che è Valerio Mastandrea. Lui ha detto che nella sua prima esperienza da regista si è ritrovato ad avere e ha ammesso di avere tutti i difetti che aveva riscontrato negli altri registi nei confronti degli attori. Ecco, la mia domanda è: com'è Marco Bocci come regista con i suoi attori? Ovvero, aspetta, scusate, che aveva riscontrato tutti i Allora, lui ha difetti. detto, sì, lui per esempio ha detto, non so, che c'era un regista che voleva riprendere una scena perché c'era una luce da lontano, gli dava fastidio e quindi ha fatto ripetere quella scena all'attore perché veniva da lontano questa luce. E lui si è ritrovato a fare la stessa cosa, sì. Beh, sì, è chiaro, è possibilissimo, è naturale, insomma, sai, è chiaro che da attore io, per me quello che dice il regista è sacro e quindi ti devi totalmente, ti parlo da attore, e quindi ti devi totalmente affidare alle esigenze e alla visione del regista, dando tutto te stesso perché soltanto lui ti ha il quadro completo di ciò che vuole raccontare, in che maniera, sia dal punto visivo che dal punto di vista delle intenzioni, del calore, della passionalità delle scene, insomma, quindi è soltanto lui che ha la visione totale di tutti i personaggi, di tutte le scene, degli attori che interpretano i personaggi e quindi che calore, che piega sta prendendo il film piano piano. Quindi io non ho mai, non mi è mai storto, non mi sono mai storto il naso perché magari me ne chiedeva un'altra perché dietro passava in lontananza, che ti posso dire, una luce sbagliata o un aeroplano. Cioè, l'ho dato sempre per scontato che fino a quando non è buona, non è buona, oppure esserci qualcosa di invisibile. E pure per me è stata un po' la stessa cosa, nel senso che fin quando non vedevo un take buono per me non era buono, insomma, magari la potevo rifare per delle cose stupide che magari contaminavano solo me e nessuno se ne sarebbe mai accorto, però per me era fondamentale rifarla, quindi è chiaro che devi un po' entrare nella logica di chi sta veramente realizzando qualcosa che per il momento vede solo lui. Quindi se c'è qualcosa che disturba, quella cosa disturba e basta. Grazie.
Grazie. Grazie.